Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare e, saliti in una barca, si avviarono verso l'altra riva in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Allora vollero prenderlo sulla barca, e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Salve a tutti. Il Vangelo che abbiamo ascoltato accade subito dopo la moltiplicazione dei pani e dice una cosa molto semplice. Il racconto è molto semplice, che quando si vive seriamente e con impegno la vita, spesso ci si sente come i discepoli, ci si sente in trincea, ci si sente a remare in un mare agitato. E il Vangelo ci dice questa cosa qua, che se facciamo salire Gesù a bordo, si arriva a destinazione. L'immagine è molto semplice. La fatica che a volte facciamo nel leggere questo brano è nel capire come tradurre gli elementi di questo brano, nel senso che spesso noi pensiamo che questo mare agitato siano i problemi concreti della vita. Il mutuo da pagare, un figlio che mi fa preoccupare, un amico che sta male, mentre Dio non interviene direttamente nei problemi della vita. La preoccupazione che ha Dio per la nostra vita è quella di aprire una strada di contentezza dentro a qualunque situazione. Il mare agitato di cui parla il Vangelo non sono le situazioni che ci troviamo intorno, ma è ciò che ci troviamo dentro l'animo. La solitudine, la tristezza, la malinconia, delle domande a cui non sappiamo rispondere e che generano preoccupazione. Ecco, tutti questi sentimenti che ci troviamo nell'animo vivendo sono quel mare agitato dentro il quale si trovano anche i discepoli. Che cosa può rispondere alla solitudine, alla tristezza, alla malinconia? Che cos'è che le può portare a compimento e evitare che la vita sia solo un girare a vuoto dentro questo mare agitato? Ecco, qui il Vangelo propone questa soluzione: far salire Gesù a bordo della vita. Sulla barca della mia vita fargli spazio e farlo salire. Che cosa significa? Non significa semplicemente dire una preghiera. E il Vangelo ce lo fa capire perché dice che i discepoli ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Far salire Gesù a bordo della vita è un qualche cosa che comunque spaventa. E quando lo facciamo sul serio, ci spaventa, ci intimorisce. Tanto che abbiamo bisogno di sentirci dire: «Sono io, non abbiate paura». Far salire Gesù a bordo della vita significa fare qualche cosa di concreto, tornare da quei volti che sono stati capaci di parlarmi di Lui, provare a condividere un po' di quel mare che si agita dentro di me con chi so che mi può aiutare, fare la fatica di scommettere qualche cosa della mia vita e della gestione della mia vita
perché la barca della vita la voglio dirigere io, giustamente. Ma se la dirigo io, non sono capace di portarla alla meta. So risolvere tanti problemi, magari, so risolvere delle situazioni concrete, ma non sono capace di portare alla meta la barca della mia vita quando si trova in un mare di solitudine, in un mare di tristezza, in un mare di malinconia. Quel mare lì non abbiamo la forza di affrontarlo. È per questo che la preoccupazione di Gesù non è risolvere le situazioni, ma condurci dentro quel mare. Ecco, anche qua il Vangelo ci chiede di rischiare un po'. Concretamente non possiamo dire che cosa bisogna fare per far salire Gesù sulla barca della vita, perché la storia di ognuno è diversa, i volti che hanno aiutato ciascuno sono diversi. Le cose che magari aiutano e risvegliano il cuore sono diverse da persona a persona, ma io lo faccio veramente salire solo quando vivo un po' di quell'esperienza di timore, vivo un po' di quell'esperienza di paura, vivo un po' quella fatica del dire ma devo lasciare il timone, devo lasciare che sia un altro a condurre la mia vita. Ecco, chiediamo che il Signore ci dia il coraggio e ci dia la coscienza di capire che per affrontare il mare che c'è nel profondo della mia anima c'è bisogno di Lui. Quel mare lì non lo posso risolvere io. Saluto tutti, auguro a tutti un buon cammino e ci rivediamo alla prossima volta.